arrivati a un discorso, appunto, ha fatto un discorso, un approccio al problema della determinazione delle esigenze, delle richieste di, da parte di un'utenza qualunque, in cui ci sia bisogno dell'energia fornita a un fluido, un liquido da parte di una pompa. Quindi avevamo fatto questa importante distinzione, vi ricordate, da una parte abbiamo scritto sostanzialmente l'energia nella forma indegradata, quella che abbiamo chiamato prevalenza, come acquisita, incamerata dall'unità di massa di fluido che attraversa la pompa, e l'avevamo scritta, se per voi va bene eviterei di ripetere proprio tutto, l'importante sono i concetti, l'avevamo vista come incremento, diciamo, di energia, di pressione, di cinetica e gravitazionale all'interno della macchina, e il concetto importante è poi che cosa se ne fa di questo incremento di energia. Diciamo, questo è quello che succede all'interno della macchina, ma abbiamo detto è qualcosa che riguarda più colui che disegna, progetta la macchina, che non l'ingegnere che fra mille pompe diverse dovrà andare a individuare la pompa più adatta a compiere un certo servizio, a svolgere un certo servizio all'interno di un impianto. Avevamo detto da questo punto di vista è più utile andare a capire come questa energia viene spesa per produrre, diciamo, l'incremento di energia che serve al liquido all'interno dell'impianto, del circuito in cui va inserita. E vabbè, questo lo possiamo anche scrivere se consideriamo quindi un, ricordate, lo schemino dei due serbatoi, uno ad altezza Z1, uno ad altezza Z2, uno a pressione P con 2, uno a pressione P con 1, eventualmente in uno la velocità iniziale era C con 1, in quello di arrivo di mandata C con 2, e poi, cosa importante, da non trascurare, tutte le perdite nel circuito. Okay? Quindi il concetto importante era questo, che all'interno della pompa il liquido beneficia di un certo incremento di energia. Avevamo visto che, tra l'altro, questo incremento di energia è circa uguale all'incremento di pressione che si verifica all'interno della macchina, ok? Quindi quella che si chiamerebbe prevalenza manometrica, abbiamo detto, circa uguale alla prevalenza totale, perché gli altri due termini all'interno della macchina, altri due termini o sono nulli, effettivamente completamente, rigorosamente nulli, o comunque molto più piccoli rispetto a questo termine, e quindi tutto sommato trascurabili. Quindi questo incremento di energia, come si dice energia di pressione, il fluido lo acquisisce fra la sezione di ingresso e la sezione di mandata della pompa, e lo può spendere, lo può utilizzare per realizzare un effetto utile. L'effetto utile, appunto, è, nell'espressione più generale, la somma di questi tre termini, quindi questa la chiameremo prevalenza utile, che a seconda dei casi, poi vedremo tra un attimo degli esempi,
possono essere presenti tutti e tre questi termini, 2 su 3, 1 su 3, ci sono anche dei casi in cui, diciamo, alla pompa non si richiede una prevalenza utile, ma semplicemente una prevalenza in grado di vincere le resistenze, di vincere le perdite di carico. In un circuito ad anello, per esempio, un circuito chiuso, fare circolare l'acqua, ad esempio in un impianto di riscaldamento, no? L'acqua che dalla caldaia va, alimenta tutti i termosifoni e ritorna alla caldaia. Evidentemente tutti e tre questi termini sono nulli, non lo è chiaramente il termine delle perdite di carico, che possono anche essere rilevanti, e la pompa serve soltanto a quella, tant'è che in gergo una pompa del genere si chiama circolatore. Questo termine sta proprio a voler ricordare che serve solo a fornire la prevalenza necessaria a garantire la circolazione del liquido all'interno di un impianto. Non la deve né sollevare, perché sì, può anche sollevare, ma poi ricade, perché se il circuito è chiuso, quindi quello che si spende per salire si riacquista lungo la discesa, quindi non, fisicamente non deve prevedere un sollevamento, chiaramente non un incremento di pressione, né tantomeno un incremento di energia cinetica. Quindi serve solo questo. Poi rivedremo questi esempi. Nel caso più generale, come sappiamo, abbiamo un termine utile, appunto, che rappresenta appunto la somma di questi tre termini quando sono presenti, o come dicevamo prima, due di quei tre o uno di quei tre, insomma ci siamo capiti, a seconda di come è fatto l'impianto rappresenta il termine. La prevalenza utile, abbiamo detto più volte, deve essere garantita qualunque sia la portata. Chiaramente qualunque dal punto di vista matematico, dal punto di vista pratico, significa nei limiti della capacità di quella pompa inserita in quell'impianto. La cosa fondamentale significa quello che ormai intuite, quello che stiamo per dire, perché ne abbiamo già parlato a proposito dei compressori. Diciamo, il concetto è che praticamente mai, una volta che noi abbiamo sempre detto che dobbiamo fare riferimento per scegliere correttamente la pompa, dobbiamo individuare una portata di progetto, cioè quella che serve all'utenza, però poi abbiamo anche aggiunto che praticamente mai una pompa inserita in un impianto, salvo piccoli appunto casi particolari, diciamo raramente la pompa lavorerà tutta la vita esattamente con quella portata. Cioè, è molto probabile che ci saranno richieste di portate inferiori, perché superiori, quando anche si fosse in grado di fornirle, insomma sarebbe un po' una forzatura. Quindi il concetto è regolare la portata. Abbiamo detto, in generale, regolare è sinonimo di ridurre la portata rispetto al valore di progetto, al valore nominale, questo Q segnato che abbiamo scritto qui. Ok, e quindi dicevamo, se io regolo la portata, se in qualche modo sono in grado di far lavorare la pompa anche con portate più piccole, okay, però è anche necessario e sottinteso praticamente, è scontato che nel momento in cui mi serve una portata minore, ma comunque mi serve con queste caratteristiche, cioè significa mi serve un po' meno liquido in quel momento, ho minore esigenza di avere quel fluido in quel modo, però chiaramente se dovevo raggiungere il serbatoio all'altezza Z2 e con una velocità C2, e questa altezza, per esempio, supponiamo che P1 e P2 non entrino in questo gioco,
è chiaro che al ridursi della portata, una portata ridotta comunque dovrà avere quella caratteristica, mi serve C2 da x litri o da x mezzi litri, sempre quella C2 mi serve, e soprattutto se devo raggiungere un serbatoio che si trova all'altezza Z2, quell'altezza la deve raggiungere tanto la portata nominale tanto una portata più modesta, più ridotta, okay? E quindi questo è il concetto appunto per cui noi disegniamo il termine utile con una orizzontale, una parallela all'asse delle ascisse, a voler appunto significare proprio questo concetto che il valore utile deve essere garantito a tutta qualunque sia la portata entro appunto certi limiti di variazione di cui parleremo e in cui si può regolare il campo di funzionamento della pompa. Abbiamo anche detto la cosa importante appunto è poi tenere conto di questo termine qui, cioè delle perdite di carico nel circuito. Sottolineo, l'abbiamo detto ieri, so che l'abbiamo detto anche numerose altre volte, però so anche che è bene insistere su questo punto. Queste che troviamo qui sulla destra sono le perdite nel circuito. Vi ricordo, visto che ce l'abbiamo scritta qui, quindi ad evitare qualunque confusione, non facciamo confusione con le perdite all'interno della pompa. Di quelle già, perché dice non ce ne importa, non è che non ce ne importa, è che da dove siamo partiti? Noi siamo partiti dall'energia, quella che chiamiamo prevalenza, è l'energia di prima specie incamerata in semaforo, quindi vuol dire che già parlando di prevalenza già stiamo decurtando delle perdite, quello che è successo all'interno della pompa. Quindi se una pompa, il costruttore ci dice guarda io ti posso dare la prevalenza di H kJ per chilogrammo di quel acqua, insomma, di quel liquido, e perché il costruttore già sa che è quella effettivamente l'energia di prima specie, quindi quella che abbiamo detto, abbiamo rimarcato, è quella che la pompa può spendere in quel circuito per realizzare certi obiettivi, motivi per i quali quel circuito è stato costruito. Che poi ci ricordiamo anche da dove viene voi, insomma, che questa prevalenza evidentemente non coincide con lavoro, con l'energia che dobbiamo trasferire dall'esterno alla pompa. Quindi è chiaro che la macchina motrice, di qualunque tipo essa sia, avrà un consumo di energia. Se io tengo in funzione questa pompa per un'ora, non avrò consumato energia pari a H kJ a chilogrammo per i chilogrammi di fluido che sono stati elaborati, ma avrà consumato una quantità di energia superiore, perché appunto all'interno della pompa ci sono quelle dissipazioni di cui abbiamo a lungo parlato e non mi sembra adesso il caso di ritornarci. Quindi diciamo il lavoro che viene assorbito dall'esterno è maggiore rispetto a questo termine, e quindi diciamo che H appunto lo possiamo vedere come L meno quelle che sono le perdite all'interno della pompa. Ok? Questo è quello che noi consumiamo e che assorbiamo, vediamo, dall'esterno. Quindi questa è una caratteristica della pompa e che dà appunto vita, dà luogo a quella che è la caratteristica che abbiamo chiamato interna della pompa, che adesso andiamo a disegnare. Una volta che io ho a disposizione questo, praticamente questa è già appunto quell'aliquota di energia che il liquido può spendere per
realizzare l'obiettivo per il quale quella pompa viene inserita in quel circuito. L'obiettivo che sta scritto qua, l'obiettivo è quello di sollevarla dall'altezza in generale, se sono presenti tutti i termini, sollevarla dall'altezza Z1 all'altezza Z2, incrementarne la pressione da P con 1 a P con 2, la velocità da C con 1 a C con 2 e superare tutti gli ostacoli, perché è come se fosse una corsa ad ostacoli. Per fare tutto questo negli efflussi reali, cioè, bisogna tenere presente che nel circuito, che vi ho detto più di una volta può essere molto lungo, articolato, insomma nel circuito, la distanza fra la pompa e l'ultimo elemento che deve essere raggiunto dal liquido può essere di centinaia di metri, decine e decine o centinaia anche di metri, e quindi è un lungo percorso lungo il quale ci sono degli ostacoli, chiamiamole così, delle resistenze al moto che devono essere superate. Come si superano gli ostacoli? Spendendo una certa aliquota di energia. Da dove la deve prendere? Sempre da qua la deve andare a prendere, sempre da quest'H, ok? E quindi tutte le perdite nel circuito saranno appunto superate se e solo se la pompa è riuscita a fornire una prevalenza tale da che tenga conto di questo effetto. Quindi queste perdite normalmente, abbiamo detto, hanno un andamento parabolico, no? Le perdite nel circuito crescono col quadrato della velocità, la portata è linearmente dipendente dalla velocità e quindi le perdite saranno anch'esse cresceranno anch'esse con il quadrato della portata. E allora quello che abbiamo scritto lì in termini di equazione qua su questa, sulla lavagna, graficamente sarebbe proprio questo è l'utile. Queste sono le perdite, quindi dobbiamo sommare all'utile le perdite. Graficamente significa prendere questa curva, traslarla qua sopra, ok, e ottenere appunto quello che è il, cioè ciascuno di questi punti mi dice che quell'impianto così realizzato, cioè dove ci sono due serbatoi, uno all'altezza Z1 e uno all'altezza Z2, in uno c'è la pressione P con 1, nell'altro P con 2, in uno la velocità è C con 1, nell'altro è C con 2, quell'impianto realizzato in quel modo richiede valori di energia per unità di massa, energia di prima specie da parte del fluido affinché appunto le cose possano andare in questo modo, che sono espressi da tutti i punti che cadono su questa curva, che chiameremo curva caratteristica esterna. Quindi diciamo, se la portata che si vuole utilizzare per esempio è questa, vedremo che tutto questo rappresenta l'utile, la somma di questi termini. Devo tenere conto che per circolare in quell'impianto dovrò vincere delle perdite pari a questo trattino qui, ok? D'accordo? E quindi se questa fosse la portata, questa è la prevalenza di cui c'è bisogno. Quindi la macchina, la pompa che deve essere inserita in quel circuito, deve essere in grado di dare al fluido, quando eroga questa portata, di dare questa prevalenza in modo da realizzare gli obiettivi che si era preposto il progettista dell'impianto, di quell'impianto nel quale è andato a inserire la pompa. Se la portata aumenta, per esempio, che si deve trattare non è questa, ma è quest'altra o questa, quella da cui eravamo partiti, evidentemente la prevalenza che la pompa deve fornire aumenta, perché l'utile è, l'abbiamo assegnato, l'abbiamo detto prima, rimane invariato, è sempre nell'impianto, non è cambiato niente, insomma l'impianto è sempre lo stesso. Però se pretendiamo che in quello stesso impianto circoli più acqua significa che deve correre di più. Correre di più significa che aumentano gli attriti
lungo il moto, aumentano le resistenze al moto, aumenta questo termine e quindi aumenta il totale, la somma dell'utile più tutte le perdite. Quindi il punto, come abbiamo detto, si sposta, nel senso che cresce la prevalenza che andremo a richiedere alla nostra pompa. Se per ipotesi facciamo finta che la portata nominale di progetto, quella che si prevede, il punto richiesto di portata richiesto da quell'impianto, supponiamo sia questo, ecco che intersechiamo la portata con la caratteristica esterna e determiniamo la richiesta. Quindi questo significa, in questo modo di ragionare, siamo in grado di poter operare appunto la nostra scelta, cioè in questo momento, ragionando in questo modo, siamo in grado di dire fra 1000 pompe diverse, 10.000 pompe diverse, di individuare una di quelle, perché magari sarà più di una, ma insomma una pompa che possa fare al caso nostro, cioè che possa essere inserita con successo nel nostro impianto. E quindi ecco che dicevo che è importante questo approccio, cioè il lato destro di questa equazione, cioè di partire da qua, trovare un risultato e poi fare il match, andare a verificare quale pompa soddisfa queste che sono le esigenze del mio impianto. Se io facessi al contrario, cioè se io andassi a vedere che cosa succede materialmente all'interno della pompa, vabbè, risponderei a un'altra esigenza, che sarebbe appunto quella di disegnare, di progettare correttamente una pompa. Dovrei fare delle verifiche sperimentali per determinare le perdite all'interno della pompa, ma diciamo, dopodiché non avrei più nessuna informazione per poter dire se quella pompa è adatta. Sì, caratterizzo la mia pompa, d'accordo, dico quanto è il lavoro che assorbe, quante sono le perdite, quindi qual è l'energia utile di prima specie, la prevalenza che viene trasferita al fluido, però poi come faccio a dire, se non lo conosco l'impianto, se non l'ho caratterizzato, questo significa caratterizzare, e quindi ecco perché questa curva si chiama caratteristica esterna o dell'impianto, se io non conosco l'impianto, non l'ho caratterizzato tramite lo studio, la determinazione, perché questi numeretti che qui scriviamo qua facilmente, è chiaro che non è che li possiamo inventare o li troviamo su una tabella o su un programma di calcolo, insomma dovremo caso per caso andarceli con attenzione a valutare. Una volta che abbiamo fatto questo, quindi abbiamo caratterizzato l'impianto, e a questo punto possiamo andare a vedere se quelle che sono le caratteristiche dell'impianto, caratteristiche leggi uguale e necessità, esigenze dell'impianto, si sposano, si accoppiano con quello che la pompa può fare, può dare a quell'impianto. E quindi, e qui immaginate già, perché ne abbiamo già parlato a suo tempo, quello che voglio arrivare a dire significa quindi fare un confronto fra la caratteristica dell'impianto, cosiddetta esterna, e quella della pompa, che appunto significa dire quello che la pompa può dare, può fornire. E quindi trovare fra le migliaia di curve che caratterizzano migliaia di pompe differenti una curva che per esempio, che lì diventa importante quindi stabilire la portata di progetto e il campo di funzionamento di quell'impianto, una pompa la cui curva caratteristica appunto sia tale da soddisfare, cioè incontrare le esigenze dell'impianto. Quindi per esempio una pompa la cui curva caratteristica sia questa, se noi abbiamo, se torniamo alla partenza, cioè se abbiamo assegnato questa come portata nominale, è chiaro che una pompa in grado di lavorare ad una certa velocità massima, cioè al massimo della velocità di rotazione consentita per quella pompa, questa è la sua curva caratteristica interna, è chiaro che non fa al caso nostro, perché non sarebbe in grado
di soddisfare le esigenze, altrettanto se la curva fosse questa e via dicendo. Quindi alla fine di questa storia quello che vogliamo dire appunto è che avremo svolto il nostro compito nel momento in cui andiamo a individuare una pompa la cui curva caratteristica interna per esempio passi da queste parti, anche se ci passa vicino, diciamo, non è però in alto, non è un problema perché sappiamo che abbiamo dei sistemi per regolare, soprattutto se è piccola la variazione richiesta, non è un problema regolare la portata e diciamo ottenere questo il punto di funzionamento, cosa che non potremmo fare se appunto avessimo a disposizione una curva caratteristica di questo genere, e l'unica sarebbe appunto intervenire sul circuito, non ci servirebbe a nulla, l'unica se avessimo questa pompa per farla funzionare qui sarebbe quella di farla girare molto più velocemente. Se, come dicevamo prima, ogni pompa chiaramente ha una velocità massima di rotazione consentita, quindi rispetto al massimo io sì la posso regolare, nel senso che la posso abbassare quella velocità rispetto al massimo, ma certo non posso superare per definizione di massimo, evidentemente non lo posso superare. Quindi se una curva caratteristica ha questa velocità n con 2 come sua velocità massima, io non posso fare assolutamente nulla per farla lavorare in questo punto. Viceversa, se la caratteristica interna della macchina è di questo tipo, mi posso accontentare, posso scegliere questa pompa e poi dire sì, vabbè, però quando interseco qui ho una portata più alta di quella di progetto. Ho diversi sistemi, se chiaramente questa distanza non è grande, se fosse grande non avrei fatto un'ottima, si può anche fare, però non sarebbe un buon lavoro, un bel lavoro quello che abbiamo fatto, insomma, cioè se intersecassi qua sopra e dovessi lavorare qua lo posso fare, ma non sarebbe il massimo come scelta, sarebbe tecnicamente possibile ma non sarebbe una scelta efficiente, ok? Quindi diciamo la cosa migliore sarebbe verificare una intersezione fra caratteristica interna ed esterna sul punto di in modo da individuare pienamente il punto di funzionamento, oppure come dicevamo un minimo di eccesso può essere consentito e poi guadagnare la portata esatta con un minimo di regolazione. Ok? Tutto chiaro? Qualche dubbio? Perché appunto, quindi chiarito questo punto, abbiamo detto il punto di intersezione delle due curve, la caratteristica esterna e la caratteristica interna, esterna o del circuito, interna o della pompa, è chiaro che l'intersezione di queste due curve mi dà il punto di funzionamento di quella pompa X inserita in quell'impianto Y, perché è l'unico punto dove si incontrano da una parte la disponibilità, quello che può fare, quello che riesce a fare la pompa, che si incontrano dall'altra parte con quello che l'impianto, il circuito richiede. Quindi ecco che l'intersezione rappresenta l'unico punto di, ecco perché si chiama punto di funzionamento della pompa inserito nell'impianto, quindi è il punto che rappresenta proprio le modalità di funzionare di quella pompa tal dei tali che abbiamo scelto fra 10.000, ok, e quindi che è caratterizzata, scusate il gioco di parole, caratterizzata da quella curva caratteristica interna I,
quella pompa appunto inserita in quell'impianto che a sua volta è caratterizzato dalla caratteristica esterna E. E quindi, come dicevamo, l'unico punto che rappresenta l'incontro fra la disponibilità, quello che la pompa può fornire, e quello che l'impianto dall'altra parte richiede, evidentemente è rappresentata dall'intersezione di queste due curve, ed ecco perché quello appunto lo chiamiamo punto di funzionamento. Se questo diciamo è il primo passo per appunto, date le esigenze di un impianto che abbiamo valutato accuratamente proprio come nostro momento di partenza, il nostro approccio a questo problema è valutare accuratamente quello che ci serve, okay? Perché se non sappiamo quello che ci serve, evidentemente non possiamo scegliere la pompa da inserire nel circuito. Quindi il punto di partenza è valutare accuratamente quello che ci serve, la somma di questi quattro termini rappresenta, in questo intendo dire, quello che ci serve. Dopodiché, fatto questo, scelta la pompa in questo modo, questo è il primo passo per dire sì, forse, perché poi dobbiamo fare altre verifiche, diciamo, comunque questo è il primo passo che sicuramente va fatto, cioè individuare una pompa tale che ci sia questa soddisfazione, sia in grado di soddisfare le esigenze dell'impianto. Subito dopo la cosa da fare appunto è andare a vedere come si colloca quel punto di funzionamento. Quindi questo era lo schemino quando io intendevo prima lo schemino, insomma penso vi sia familiare, di un impianto schematizzato in questo modo. Ribadisco, lo so che forse non c'è bisogno, ma preferisco ribadire, e questo è uno schemino, io dovevo fare una rappresentazione grafica, non è che potevo fare uno schema reale di un circuito, cioè dove voi vedete, no, sul piano di questa lavagna luminosa vedete questo serbatoio e quest'altro distano pochi centimetri, è chiaramente uno schema, no? Per rappresentare questa situazione dove, come dicevo prima, per esempio rispetto alla bocca di mandata della pompa il serbatoio S2 può trovarsi a decine e decine o centinaia di metri di distanza. E quindi il percorso che qui vedete, il tubicino di 30 cm, in realtà è una tubazione di centinaia di metri che segue un percorso qualunque che non possiamo prevedere, perché lungo il suo percorso, se la pompa sta per esempio sul tetto di questo edificio e il serbatoio sta in quest'aula, è chiaro che il tubo non è che ci può passare dritto dritto in mezzo alle aule, in mezzo alle cose, dovrà seguire un certo percorso. E quindi significa curve, gomiti, piegamenti, probabilmente mentre arriva a questo servizio. Poi appunto non è detto che ci sia un solo utente, chiaramente S2 è il serbatoio, a livello schematico potrebbero essere N diversi, ognuno dei quali dovrà essere raggiunto dalla giusta portata d'acqua. Quindi questo significa che ho anche una variazione di portata lungo il circuito, che significa anche che il diametro per esempio di questa tubazione non è costante dalla mandata della pompa fino ad arrivare all'ultimo serbatoio, quindi anche variazioni di sezioni di attraversamento, tutte caratteristiche che incidono sulla caratteristica esterna, sulle perdite sostanzialmente, e quindi sull'andamento della caratteristica esterna. Ok, ci siamo, no? Qui tutto a posto. Okay.
Allora, qui praticamente è un diagramma dal quale, che mi piace, dottore, è in forma diagrammata quello che io in maniera un po' brutta avevo scritto qui alla lavagna, nel senso che se proviamo a fare tutto un bilancio, appunto, andiamo a vedere che il punto di partenza qual è? L'energia meccanica, quel lavoro che avevamo scritto prima, che preleviamo dall'esterno, che ce lo sta fornendo una macchina motrice, quindi è quello che noi assorbiamo, no? La, il lavoro, la potenza assorbita, quella che consumiamo, quella che pagheremo materialmente, proprio da un punto di vista non solo energetico, anche economico, questa volta lo possiamo dire, nel senso che una macchina motrice che ci fornisce il lavoro L non ce lo fornisce gratis, né da un punto di vista energetico né da un punto di vista economico. Lo pagheremo, come è fatta questa macchina motrice? È elettrica, e lo pagheremo sulla bolletta dell'energia elettrica. È un motore a combustione interna, lo pagheremo con la benzina che andiamo a comprare dal benzinaio, tanto per dire, o il gasolio, quello che sia, in questo senso, però a scanso di equivoci insisto su questa cosa. All'interno della pompa, come abbiamo detto, abbiamo delle perdite, H, all'P, nel senso che sono relative alla pompa. Che tipo di perdite? Ne abbiamo parlato a suo tempo, qualche giorno fa, sia a proposito dei compressori, sia l'altro giorno ne abbiamo ripetuto per le pompe. Quindi se non avete dubbi sul dettaglio delle singole voci, andrei avanti spedito. E l'importante appunto è questo concetto di quello che avevamo scritto prima alla lavagna, di come si distribuiscono questi flussi di energia. E quindi, diciamo, graficamente questo modo di rappresentare, questo si chiama diagramma di Sankey o di diagramma di flusso dell'energia, quindi rispetto a tutta l'energia introdotta, questa significa che è energia. È un fatto grafico che salta subito agli occhi, non è proprio correttissimo dal punto di vista termofluido dinamico, perché non è che questa energia materialmente viene distrutta, ok? Questo l'abbiamo detto forse la prima lezione, il primo giorno che ci siamo visti, e chiaramente lo ribadiamo, quindi potrebbe trarre in inganno. Semplicemente questa grafica sta a indicare che è una quota di energia non distrutta assolutamente, ma che non è disponibile all'interno, in seno al fluido che stiamo trattando. Tutto questo, stiamo parlando dell'energia di un fluido, siccome parliamo di pompe, il fluido sarà in fase liquida, ok? E dicevamo, questa grafica vuole sottolineare come questa aliquota di energia non è disponibile in seno al fluido per effettuare quelle operazioni di cui abbiamo detto prima, quel raggiungere quell'obiettivo, quel serbatoio con quella pressione, con quella velocità all'interno di quel circuito più o meno articolato. Questo significa raggiungere l'obiettivo. Okay. Per raggiungere quell'obiettivo la quota, l'aliquota H con P non è disponibile a questo, perché è dissipata, sapete come, in che forma, e di questo ne abbiamo parlato. Questo volevo dire. Chiaramente, diciamo, per quantificare, diciamo, numericamente che differenza c'è fra l'energia che io sto prelevando dall'esterno e questa disponibile, quella che abbiamo chiamato prevalenza totale, che incamera il fluido sotto forma di energia di prima specie per ogni unità di massa di fluido elaborata dalla pompa, evidentemente l'aliquota di H rispetto ad L è pari proprio al rendimento complessivo della pompa, ok? E quindi è chiaro che H sarà questo per il rendimento. Come vi dicevo prima, passiamo al rigo di sotto, che cosa ci sta dicendo qui? Ci sta facendo vedere all'interno della pompa questa
energia di prima specie come è stata incamerata dal fluido, ok? Avevamo detto il fluido la può incamerare, quel delta E che io avevo scritto alla lavagna per risparmiarmi una di scrivere qualche lettera, è la somma di questi tre termini, d'accordo? L'avevamo scritta ieri, perciò mi sono permesso di non riscrivere, scrivere semplicemente delta E, è esattamente la somma di questi tre termini, energia gravitazionale, energia cinetica, energia di pressione. E quello che nella grafica troviamo confermato è quello che io vi avevo detto prima a voce, dicendovi appunto che in generale all'interno della pompa questa ripartizione in queste tre forme dell'energia avviene in maniera tale che questi due termini, l'energia gravitazionale acquistata all'interno della pompa, e come l'acquista? L'acquista perché la bocca di aspirazione si trova ad un'altezza ZA e la bocca di mandata si trova ad un'altezza diversa, ZB. Però in generale, insomma, la distanza tra aspirazione e mandata è piccola, è dell'ordine dei centimetri, e quindi questo è un termine piccolo. Tra l'altro, in moltissimi casi, addirittura la pompa ha l'ingresso di qua e l'uscita di qua, e quindi ZA coincide con ZB. Per cui questo termine, praticamente, come vi dicevo, è addirittura nullo. Se non è nullo, è piccolo, e quindi a giustificare il fatto che, vi dicevo prima, potrebbe essere trascurabile. Altrettanto per quanto riguarda il termine energia cinetica, se la velocità in questa, la portata evidentemente che passa in questa sezione deve essere la stessa di quella che passa in quest'altra sezione. Il fluido è un liquido, quindi incomprimibile, quindi la sua densità non cambia fra la sezione A e la sezione B. Tutto questo vuol dire che se CB è maggiore di CA, vuol dire che la sezione B deve essere più piccola rispetto alla sezione A, cioè devono avere diametri diversi la bocca di aspirazione e la bocca di mandata. Se questo accade, appunto, CB sarà maggiore di CA, ma di quanto può essere maggiore? Di poco, e quindi anche in questo caso quel termine, come vedete, è di piccola entità. Addirittura se la sezione A e la sezione B hanno uguale superficie, e quindi uguale diametro ingresso e uscita, CA sarà uguale a CB e questo termine è rigorosamente nullo. In ogni caso, vedete dal grafico un po' la conferma di quello che io vi avevo scritto qui, vedete, insomma, qui dicevo che in questo, diciamo, delta E pompa sarebbe la somma di quei tre termini, e dicevamo di cui il termine principale è sicuramente il termine energia di pressione, e quindi anche a livello di terminologia dicevamo la prevalenza totale, che rigorosamente sarebbe la somma di quei tre termini, è circa uguale, eccolo qua, l'avevo scritto qui, è circa uguale alla prevalenza manometrica, cioè a quell'aliquota dell'energia di prima specie che è stata incamerata dal fluido nell'attraversare la pompa sotto forma di energia di pressione. E il grafico ci dà un'idea abbastanza ben visibile di questa cosa, cioè vedete questa M, cioè che sta per prevalenza manometrica, vedete, rappresenta sicuramente il grosso di tutta la ripartizione di tutta l'energia di prima specie che il fluido ha incamerato rispetto al totale. Il totale è tutto questo, H con T, ok? Rispetto al totale vedete come la prevalenza manometrica rappresenti sicuramente la parte più cospicua. In alcuni casi, come dicevo prima, se ZA è uguale a ZB, se il diametro in aspirazione è uguale al diametro di mandata, CA sarà uguale a CB, quindi questi termini sono nulli, il che significa che quest'altro pezzetto verrebbe a ricadere all'interno di H con M, e quindi sarebbe tutta manometrica. Se così non è, vedete, sono, diciamo, trascurabili rispetto a tutto. Comunque, anche questo non è
tanto tanto importante. La cosa importante appunto è questa energia di una specie. E veniamo alla parte di destra di quell'equazione che io avevo scritto. Quindi fin qui abbiamo fatto questo grafico di quello che sta capitando all'interno della pompa. L'energia che abbiamo prelevato dall'esterno, l'energia che abbiamo effettivamente trasferito sotto forma di prima specie trasferita al fluido e l'energia che abbiamo sempre trasferita al fluido, ripeto questo concetto, HP non la stiamo distruggendo, sempre al fluido la stiamo dando, però gliela stiamo dando sotto un'altra forma degradata e quindi in quella forma il fluido non può utilizzarla per gli scopi per il quale è stata inserita la pompa in quell'impianto. Quindi, procedendo, abbiamo detto questa è la ripartizione di questa energia di prima specie e quindi, come dicevamo, siamo alla parte di destra di quella di questa equazione, ok? Cioè questo è quello che è successo all'interno della pompa. Adesso andiamo a vedere come può spendere questa energia, questa HT a prevalenza totale. Io l'ho chiamata H senza il pedice T, ma intendevo esattamente la stessa cosa, cioè la prevalenza totale che il fluido ha acquistato all'interno della pompa. Che se ne può fare? Come la può spendere? E troviamo esattamente quei quattro termini lì. In generale, quindi quando sono presenti tutti, vediamo, può sfruttarla per sollevarsi, per vincere la forza di gravità, quindi per sollevare un liquido è molto frequente questo tipo di richiesta, da un livello a uno superiore, ok? Può utilizzarla per incrementare la velocità. Attenzione, vedete, i pedici sono cambiati, così come l'abbiamo indicato anche alla lavagna. 1 e 2 sono il serbatoio di aspirazione e il serbatoio di arrivo, di mandata, mentre invece i pedici A e B sono ingresso e uscita della pompa. Quindi appunto ribadiamo che stiamo parlando di altra cosa, cioè della pompa, è entrato nella sezione A, è uscito dalla sezione B, ha ricevuto questa energia H, questa H totale che può spendere. Come la spende? Va nell'impianto, il liquido va nell'impianto e spende questo suo patrimonio energetico per sollevarsi, eventualmente variare la sua velocità dal serbatoio di aspirazione a quello di mandata, passa da C1 a C2, eventualmente se nel serbatoio di mandata c'è bisogno di una pressione P2 più elevata rispetto a quello di aspirazione, avrà appunto bisogno di questo incremento di pressione delta P. Io la chiamo Rho, infatti io non ci metto sotto l'energia cinetica, non ci metto la G, perché vabbè, adopero per abitudine le unità del sistema internazionale, qui ci sono quelle del sistema tecnico, ok? Quindi la differenza è la G, l'accelerazione di gravità. La cosa importante è appunto, però non è chiaramente quella delle unità di misura, la cosa importante è questa ripartizione qua. Questo rappresenta l'utile e la cosa importante ancora da sottolineare: all'interno di quel circuito, per raggiungere quell'obiettivo, quel serbatoio S2 a quell'altezza, con quella velocità, con quella pressione, bisogna fare i conti con il fatto che il fluido fisicamente deve camminare all'interno di quel circuito. Sul suo cammino incontrerà delle resistenze pari ad H con C. Per superare queste resistenze dovrà sempre attingere da quale patrimonio energetico può attingere il fluido? Sempre da questo, ok? Quello che appunto avevamo scritto qui, cioè questo è quello che ha ricevuto all'interno della pompa sotto forma di
energia di prima specie, che nel diagramma abbiamo chiamato H con T, ok? D'accordo? Nel circuito la può spendere per raggiungere questo obiettivo, e quindi questo l'abbiamo chiamato utile, però bisogna fare i conti con le resistenze al moto, con gli ostacoli che incontra lungo il suo percorso, e quindi ancora una volta la grafica rappresenta in questo modo, che è l'impatto, cioè ci fa capire bene questa cosa, però potrebbe anche, come dicevo nel caso precedente, trarre in inganno. Anche in questo caso evidentemente questo non significa che nel circuito questa energia viene distrutta, ma semplicemente che non contribuisce all'effetto utile. È chiaro che a parità di H totale, se nel circuito cresce questa aliquota, vuol dire che dovremo ridurre quest'altra. Insomma, questo è il significato di questa legge, cioè che questa è una aliquota di energia che non contribuisce all'effetto utile. Non contribuisce, ma è inevitabile, cioè se vogliamo raggiungere quel serbatoio S2 all'altezza Z2 e con un liquido alla velocità C2, alla pressione P2, c'è poco da fare, dobbiamo superare questi ostacoli, dobbiamo vincere queste resistenze, dobbiamo avere a disposizione questa aliquota da poter mettere nel piatto, e sarebbe appunto per ogni valore della portata rappresentato da questi tratti qui, sulla portata nominale, sulla portata del progetto, è rappresentato da questo tratto qui. Quindi questo tratto qui dell'utile rappresenta la somma di questi tre termini, come abbiamo detto, e questo tratto qui rappresenta rappresenta le perdite, queste perdite all'interno del circuito. Tornando alla grafica, quindi quella quota H con U è rappresentata dalla somma di qui ci sarebbe stato ben un altro, non c'è? Ci sarebbe stato, insomma, tutto questo pezzo qua lo possiamo chiamare HU, ok? La nostra HU, tutto questo pezzo qua, da qua a qua, ok? Queste sono le perdite, la C sta per circuito, io l'ho scritto per esteso alla lavagna proprio per evitare confusione. Queste erano quelle nella P, nella pompa, queste sono quelle nel circuito, ok? Che sono due cose distinte e separate, nettamente separate, ok? Questo è l'altro. È chiaro che se il nostro circuito ci chiede questo effetto utile e ci chiede di superare questi ostacoli, cioè che le perdite all'interno del circuito sono rappresentate da questa regola, è chiaro che il match, il punto appunto, l'intersezione di quelle due curve rappresenta proprio l'uguaglianza, diciamo, fra questo segmento qua e quest'altro segmento qua, cioè questo è quello che mi può dare la pompa. Abbiamo visto che la pompa fatta in un certo modo, con certe perdite, certe caratteristiche, la pompa mi può dare tutto questo, ok? Il circuito mi richiede, per funzionare con una certa portata, evidentemente, è chiaro, l'avrei dovuto dire prima, tutta questa situazione, soprattutto parlando del circuito, chiaramente è fotografata per un certo valore di Q, diciamo la portata di progetto. È chiaro che al variare di quella portata sul circuito qui cambiano le cose e dovremmo ripetere tutto il discorso. Quindi per un'assegnata portata questa grafica ci sta praticamente
ribadendo come il punto di funzionamento non può che essere l'intersezione di quelle due curve, ovvero quello che la pompa è in grado di fornire e quello che il circuito richiede, esige per effettuare quel servizio, quel tipo di funzionamento. L'ultimissima cosa, visto che ce l'abbiamo vista, vedete qui la ripartizione fra le quote dell'energia utile, della prevalenza utile, come abbiamo detto, vedete, si ribaltano un po' rispetto alla ripartizione all'interno della pompa. È chiaro che la pompa fa il suo mestiere, il mestiere della pompa è incrementare sostanzialmente l'energia di pressione del fluido, ok? Però una volta che il fluido ha acquisito, ha incamerato questa energia di pressione, lo può spendere come gli pare e normalmente, diciamo, è solo un esempio questo, non è una regola, chiaramente è un esempio, che questa ripartizione può essere anche diversa, però diciamo nella stragrande maggioranza dei casi il fluido, quell'energia di pressione che ha incamerato all'interno della pompa, lo spende principalmente per sollevarsi, per vincere la forza di gravità laddove sia, questo appunto in un impianto generico, più generico possibile. E diciamo è raro che ci sia bisogno di un sostanzioso incremento di energia cinetica, o altrettanto che sia richiesto un sostanzioso incremento di pressione fra il serbatoio di aspirazione e il serbatoio di mandata. Molto spesso sono entrambi aperti, come abbiamo detto nell'esempio prima, e poi vedremo tra un attimo, e quindi su di essi grava sempre la pressione atmosferica e questo termine è proprio nullo. Va da sé anche che c'è il caso, quello delle pompe di circolazione, di cui facevo un esempio pochi minuti fa, in cui praticamente HT coincide con HC, cioè tutto questo è nullo e tutta la prevalenza della pompa viene sfruttata dal fluido unicamente per vincere le perdite e poter far circolare il liquido all'interno del circuito. Okay. Sì, mi sembra un buon punto per fermarsi un attimo. Domande, osservazioni?